Bentornati ragazzi sul canale Soul Player, Superbox Delivery Beyond Horizon, un giochino nuovo che proviamo oggi insieme a voi. 4,99€ è il prezzo su PlayStation Store. L'altra volta avevo detto PlayStation Plus sullo scorso video, per chi ha seguito lo scorso video andate a dare un'occhiata anche ai miei video scorsi, mi raccomando ragazzi. Superbox Delivery, un gioco spiegato in breve a scorrimento, sarebbe più vai avanti, più scorri nel gioco, più punti fai. Però andiamo nel dettaglio a vedere in cosa consiste. Avete visto qua sullo schermo un'automobilina, si parla di auto come al solito la maggior parte dei giochi miei sul canale. Andiamo subito a vedere. Press to X start. New game, garage, workshop. Diamo un'occhiata un attimino al garage, vediamo che abbiamo qui tre auto, tra cui vediamo Frog, Seagull e Camaro. Beh, questa sarebbe una Mini Cooper e altre auto un po' antiquate. Comunque, quale auto? Più punti facciamo, più riusciamo a mettere delle parti, nuove parti delle auto, tra cui cerchioni, tra cui alettoni e altre cose che andiamo poi a scoprire. Però quello che ci interessa a noi è il gioco, il gameplay. Andiamo subito, vi faccio vedere di cosa si tratta. Gioco a scorrimento, dicevamo, eccoci qua, siamo qua nell'automobilina e dobbiamo ragazzi raccogliere i pacchi Amazon in mezzo alla strada, cercare di scansare le auto che vengono di fronte. Dopodiché troveremo, infatti ora le abbiamo lasciate, attenzione, troveremo dei checkpoint dove andremo ad assicurarci i nostri punti. Guardate qua quanti box ci sono. Bello, fate attenzione, trenino bellissimo ragazzi, bello 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 bello. Allora speed, man mano che si va avanti, ecco il checkpoint, bisogna prenderlo altrimenti non so, non ti fa continuare. Man mano che si va avanti abbiamo, ho scansato di un centimetro, si aumenta di velocità, dicevo, man mano che andiamo avanti vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, così poi magari ci mettiamo qualche nuova miglioria all'autovezione. Qui attenzione anche che sulla strada ci sono ostacoli pure, eh? Attenzione, attenzione, bellissimo. Per il momento l'auto è di color nero, però poi andiamo a vedere man mano tutti i colori che ci sono. Allora, attenzione, il treno, attenzione, la Fast and Furious qua. Il nostro score è 1610, vediamo di superarlo. Attenzione, qua ho sbagliato, non dovevo andare da qua. Ok, assicuriamoci i punti, bello. Ho score 2007, al momento dovrei essere riuscito ad andare avanti. Attenzione al treno, sempre in corsa qui, si scansa. È un bel gioco ragazzi per passare un po' di tempo e stare un po' in chill senza pensare ai giochi più frenetici. Qui si tratta solo di scansare, di scorrere il più possibile. Attenzione qua, oh no, non mi ha fatto prendere quel coso che non ho capito cos'era. Avremo modo di trovarne altri poi, vediamo, checkpoint, ok. Allora, quello dovrebbe essere lo score generale, new record, ok ragazzi, abbiamo battuto il record per il momento, il nostro record. Lì era arrivato qualcuno sparatissimo, guardate qui, oh, stiamo andando, no, che sbaglio inutile, you crashed, lo so che mi sono schiantato, lo so. 3910, nuovo record, tu hai bisogno di 1180 altri punti per i prossimi denari qua, non lo so. Comunque skippiamo, restart, exit, andiamo a vedere nel garage se abbiamo sbloccato qualcosina, magari, infatti sì.
anche nel workshop che poi andiamo a vedere a cosa serve. Abbiamo 4 denari. Allora qua in pratica poi dobbiamo box rain, sarebbe, non lo so, unlock, non so, non fatemi leggere in inglese perché il mio inglese è così piccolino. Unlock, ok, ho unlockato qualcosa, allora probabilmente adesso i nostri pacchi raccolti ci futteranno più punti probabilmente, non lo so. Comunque andiamo avanti, garage, allora vediamo nel garage cosa possiamo fare, possiamo unlockare un'altra auto e io direi subito di prendere la nostra mini, cioè abbiamo 3 punti precisi, 3 denari, ok, la Camaro è nostra e poi guardate ragazzi, sempre sbloccando con altri denari, i colori sono gratis, quindi possiamo anche cambiarli come vogliamo, ci mettiamo un bel colore rosso e poi sbloccando altri denari possiamo cambiare cerchioni, possiamo cambiare l'alettone, possiamo cambiare l'antenna, possiamo cambiare i fari anteriori, possiamo cambiare la marmitta, ecco qui, possiamo cambiare il cofano, poi non so se si sbloccano altri man mano, gli specchietti, ok, le gonnelle, i parafanghi posteriori e possiamo mettere anche l'alettone nell'altezza, nella parte superiore. Body, ok, mi mettiamo, si possono mettere anche una sorta di gonnelle, parafanghi più bombati, poi altre luci aggiuntive e poi anche altri frontali, frontalini e quant'altro. Bene, bene, bene. Ok, allora ci facciamo un altro giretto, ragazzotti, su con la nostra nuova mini, new game, si parte e poi vedremo poi mano a mano cosa, a che livello riusciremo ad arrivare, via, si parte. Ci conteggia anche a quanto pare anche i chilometri percorsi qui sotto, in sottoimpressione. Ora cerchiamo di impegnarci un po', cerchiamo di battere il nuovo record, stavo già per schiantare, attenzione qua. Allora, no, non per dire, ma la mini la sento un po' più scattante, probabilmente poi bisogna anche abituarsi, anche perché mi sa che gira anche un po' sola l'auto in certe situazioni. Attenzione qui, attenzione. Gli scenari sono molto belli pure, ragazzi, molto colorati, belli da vedere, quindi il gioco è abbastanza piacevole. Con 5 euro, vi ricordo ragazzi, su PlayStation Store ci possiamo divertire con gli amici a schiantarci. Benissimo, allora mi dici che abbiamo bisogno di altri 80 punti, abbiamo capito, per sbloccare una moneta che ci serve per sbloccare le auto e per sbloccare le parti in aggiunta delle auto, parafanghi, cerchioni e tutto il resto. Allora si va subito, si restartiamo l'ultima, ragazzi, let's go. Poi in alto a destra qui ci mette tipo questi box, questo box che abbiamo sbloccato prima, però che si riempie mano a mano, dovremmo capire a cosa serve, cioè in pratica per il momento abbiamo capito che più box prendiamo e più si alza la barra verde che vedete. Vediamo. Allora qua io ci ho provato, non bisogna farlo a caso, quando scansate abbiamo capito che dobbiamo scansare tutto in questo gioco. Restartiamo l'ultima velocemente, via, questa era la partita del secolo. Oh, sto già addosso, ne stava venendo.
che voglio capire è cosa serve, cosa succede quando riempiamo tutta la barra verdone là. E non ho capito nemmeno a cosa servono i checkpoint, perché una volta che mi schianto poi a quanto pare non mi fa ricominciare dal checkpoint. Capiremo mano a mano più avanti. Se voi sapete, se avete già giocato, ragazzi, fatemi sapere ulteriori informazioni su questo giochino, perché io passo da qui e mi conserva tutti i punti. Anch'io stanno aumentando. Attenzione, box rain head, attenzione, come... che lo fa? Ok, sono di... ok, sono diventati di un altro colore, ragazzi, che vuol dire? Che vuol dire sta cosa? E aumenta la velocità. Cosa cavolo sta succedendo? Non riesco a prendere nemmeno... non sono riuscito a prendere né il checkpoint né quella cosa lì in oro che era uscita, attenzione. Oh, piano. Allora, a quanto pare ogni partita sembra diversa dalle altre, perché ci sono le auto non passano a quanto pare, poi non lo so, non passano sempre nelle stesse direzioni e i veicoli anche cambiano durante le partite. Ritorniamo in garage perché poi dobbiamo capire workshop aia di nuovo a cosa serve tutta sta roba. Dobbiamo capire bene a cosa serve facendo le traduzioni. Al momento registrando non riesco a concentrarmi, però in garage possiamo, con questi due punti che abbiamo a disposizione, vedere cosa mettere. Allora, per i cerchioni aspettiamo un attimo. Poi abbiamo l'allettone, questo qui, che sarebbe il portapacchi a quanto pare. Sì, sarebbe il portapacchi. L'antenna non ci interessa. Allora, io direi di andare sulla carrozzeria, perché sono piaciuti molto la carrozzeria. Dove dire la carrozzeria? Ah, ok, questa qua, bellissima. Cioè, ci mettiamo questo e con l'altro punto, ragazzi, ci metterei, non so, tipo ci metterei l'alettone. Sembra un po' più auto da corsa adesso, abbiamo cambiato un po' la carrozzeria in genere. Poi una volta finite tutte le auto, perché non ci vuole molto a quanto pare, non so se si sbloccano altre oppure il gioco finisce qua per sempre. Gioco in single player, trofeo qui, vabbè, trofei guadagnati, ok, questi me li dà in esecuzione, non so se c'è una classifica online, ma non credo. Comunque con gli amici magari ci si può comunque divertire confrontando i propri risultati, i propri punti conquistati. Ragazzi, questo è Superbox Delivery, io vi abbandono, non vi abbandono, noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, fatemi sapere se questo gioco vi piace, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi consigli anche sul gioco se ci state giocando o se ci avete giocato in passato. Lasciamo like, ragazzi, mi raccomando, e commento per rendere il canale più attivo come al solito, ragazzi. Ragazzi, l'ho detto 30 volte, però siete voi i ragazzi che guardate i video, quindi mi raccomando, sfondiamo il tasto mi piace e iscrivetevi alla fine se il canale è solo player vi piace. Ci vediamo a un prossimo video, ragazzi, mi raccomando, let's go.